Sta parlando Eleonora Forenza, il parlamentare europeo della lista Tsipras, espresso da Rifondazione Comunista, e dice: dobbiamo riprenderci la parola sinistra, la sinistra siamo noi, la sinistra è la nostra. Però proprio dell'altro giorno i fascisti impediscono ai bambini di andare a scuola. Salvini e Borghezio vengono a raccogliere voti nella nostra periferia romana e Renzi è il partito di sinistra al governo. Dove si è sbagliato, cosa si può fare? Io penso che il fatto che ci sia stata l'altra Europa alle europee, che abbia avuto un successo, l'altra Emilia Romagna alle regionali, fuori e contro il PD, e abbia avuto un successo, il fatto che ci siano le lotte dei lavoratori in queste ultime settimane che hanno ripreso la parola e lo sciopero generale contro il governo del PD del 12 dicembre, siano tutti elementi che dicono che stiamo ricostruendo, e io confido che nel giro di un paio di mesi si riesca, a partire dall'altra Europa con Tsipras, a costruire questo processo unitario della sinistra, perché quella gente che va in piazza, che sciopera contro il governo presieduto dal segretario del PD, ha diritto ad avere un punto di riferimento a sinistra. Quindi la destra oggi è più forte, è così, la destra macina nella crisi e arriva da questa strada, ma stiamo mettendo le condizioni per unire la sinistra e io penso che ce la facciamo. Che semestre europeo è stato? Che governo? Che premier è Matteo Renzi? Matteo Renzi è un premier autoritario, Matteo Renzi è un premier che porta avanti le politiche di austerità, Matteo Renzi è un premier che sta davvero rischiando di stravolgere ulteriormente in senso autoritario la nostra Costituzione, e credo che noi dobbiamo costruire l'opposizione più radicale contro questo governo. Non una lista, ma magari rassemblement, come vogliamo chiamarlo. Alla sinistra del Partito Democratico è possibile, cioè una tua presenza qui magari potrebbe anche essere importante in questo senso, penso a Civati, non lo so. Io penso che bisogna allargare il più possibile, ma bisogna farlo sui problemi concreti e in rapporto con le persone in carne e ossa, le loro sofferenze, la loro difesa, la possibilità di costruire dei risultati. Così sarà più facile fare qualunque cosa, da un nuovo soggetto a una lista a un'aggregazione. Se invece si resta, come si dice, fermi sui, ognuno sulle proprie punti di partenza, e non si dialoga con ciò che si mobilita nel paese, si rischia di riprodurre i vecchi errori e le vecchie divisioni. Perché la sinistra è possibile in Grecia, è possibile anche in Spagna, non riesce ad essere possibile in Italia secondo te? Io penso che è possibile anche qui, ma è giusto adesso il momento che può prendere l'esperienza della Spagna e anche della Grecia. Per me questo è il momento di fare una vera sinistra qua, in Italia. Sì, la izquierda vence solo será porque está unida. Mientras que la izquierda no sea capaz de estar unida, que está dando pasos muy importantes también en Italia, será imposible que ganemos. Pero vamos a ganar porque estamos unidos. Y yo creo que el ejemplo de este acto que ha organizado hoy en Roma la altra sinistra por Tsipras es un gran ejemplo de que la izquierda dentro de poco vamos a ganar en toda Europa. Ripartire non significa rifare la stessa storia. E questo riguarda anche il rapporto tra partito e sindacato. Io penso che la storia di tutta la sinistra, sia comunista che socialdemocratica, nel rapporto partito-sindacato è finita. Il sindacato non può che essere un sindacato democratico e indipendente. È indipendente. La nuova sinistra da costruire deve liberarsi da chi, come sottoscritto, ha una storia, può parlarne come storia passata, eccetera, ma pesa, non è che facciamo. Una sinistra che sia in grado di aprire una nuova stagione con la presenza e il ruolo decisivo dei giovani. Io non riesco a trovare altre soluzioni. Non credi che la forza del sindacato, l'organizzazione, tutto quello che è stato il sindacato sia ora che molli e che entri nei conflitti da vicino, mischiato, non da sindacato? Per mobilitare grandi masse il ruolo del sindacato rimane un ruolo decisivo. Dopodiché io sono il primo a sostenere, non da adesso, che il sindacato deve profondamente cambiare. E tra le cose che deve profondamente cambiare sono i meccanismi di democrazia interna, formazione dei gruppi dirigenti,
cioè rendere attivi i delegati veramente nelle decisioni del sindacato, aprirsi ad un rapporto con tutte le forme di sviluppo di nuovi movimenti, perché non c'è dubbio che tu oggi devi ragionare sulla costruzione di un'ampia coalizione. Forse la sinistra ha capito che deve riavvicinarsi ai movimenti, alla gente, alle lotte vere che toccano il paese e che per troppo tempo sono state lontane. Le lotte vere sono lotte senza compromessi, sono lotte che non si fondano sulle concertazioni e si fondano sulle cose reali, per cui io credo che un mondo nuovo sia in atto proprio all'interno delle lotte e dei conflitti sociali. Per cui contro il partito trasversale degli affari non ci sono ricette, c'è solo il muoversi, non dire che bisogna muoversi ma farlo. Ti interessano le sparigliate di Civati? Possono interessare al tipo di sinistra che questa piazza rappresenta? Con tutti i compagni e le compagne, in primo luogo con i compagni e le compagne di base che votavano PD e non pensano più di votarlo, con chi aveva la tessera e non pensa più di prenderla, ma anche con i parlamentari che votano contro e spero in molti abbiano il coraggio di farlo. Con tutti questi noi dobbiamo lavorare, perché qui il problema è non di fare la sinistra del PD, qui il problema è di costruire una sinistra alternativa al Partito Democratico, e quindi questo è l'invito che facciamo a tutti. Io credo che troppe volte in Italia dopo le elezioni abbiamo cambiato rotta, questa volta la rotta è quella giusta e dobbiamo mantenerla.